Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Prima di iniziare il TG leggiamo una notizia che ci è pervenuta in redazione. La legge di bilancio 2020 introduce ai commi 346 e 347 la detraibilità del 19% per un importo non superiore a 1.000 euro di spese sostenute, anche nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per lo studio e la pratica della musica di ragazzi tra i 15 e i 18 anni presso conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, come la AFAM, cori, bande e scuole di musica riconosciute da un pubblico amministrazione, da una pubblica amministrazione. Iniziamo subito con le notizie, cari amici, in studio con voi Rosario Moreno. Questa è la rassegna stampa di oggi, 28 maggio 2020. Recovery Fund, la von der Leyen propone un piano da 750 miliardi raccolti emettendo bond, andranno spesi attraverso programmi europei. All'Italia la fetta più grande, 172,7 miliardi, 81,8 a fondo perduto. Il pacchetto su cui ora dovranno esprimersi i leader europei sarebbe composto da 500 miliardi di trasferimenti e 250 miliardi di euro di prestiti. I soldi verrebbero immessi nell'economia attraverso piani incentrati su transizione verde, digitale e sostegno ai lavoratori più colpiti dalla crisi. Sarebbero disponibili dal 2021. Come ponte sono previsti 11,5 miliardi da rendere disponibili già quest'anno. I titoli emessi dalla Commissione sarebbero rimborsati dopo il 2027. Recovery Fund, come saranno spesi allora i 750 miliardi? 10 programmi europei per finanziare riforme, transizioni, green, digitalizzazione, misure social e sicurezza sanitaria in vista di future crisi. Dal rafforzamento del Just Transition Fund alla nuova Recovery and Resilience Facility. Insomma, ecco tutti gli assi su cui la Commissione immagina di distribuire le risorse, appunto, però se arriverà il via libera dei leader. In questa cornice potrebbe inserirsi anche il Recovery Plan italiano delineato dal Premier Conte. Ogni paese dovrà infatti presentare un Recovery and Resilience Plan con le sue priorità e le richieste di finanziamento all'Unione Europea. CSM vertice fiume della maggioranza con Bonafede, ha detto legge sul tavolo del governo già la prossima settimana. La riforma, stop porte girevole per toghe in politica, stretta anche sui magistrati fuori ruolo e correnti. Lungo vertice tra il Guardia Sigilli e le forze di maggioranza per discutere la legge riforma, che riforma appunto Palazzo dei Marescialli. Confronto costruttivo e molto fitto, siamo perfettamente d'accordo sul fatto che bisogna intervenire con tempestività, questo lo ha detto il Ministro. Nella bozza il divieto all'accesso a incarichi direttivi per magistrati subito dopo il collocamento fuori ruolo è un meccanismo per eliminare vantaggi di carriera per chi è stato consigliere. Nel frattempo a Palazzo dei Marescialli esplode il caso nomine. Di Matteo interviene in plenum, dice basta spartizione incarichi tra correnti. Elezioni, il decreto alla Camera super election day in autunno, i governatori si oppongono e scrivono a Mattarella, si voti a luglio dicono. Il DL che rinvia all'autunno il voto per le regioni, le comunali e il referendum per il taglio dei parlamentari è stato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio, giovedì sarà in aula. Tra le novità l'approvazione di un emendamento presentato dai renziani che riduce appunto ad un terzo le firme necessarie. Le 5 regioni rifiutano la proroga, salta il tavolo con la ministra Lamorgese, i presidenti scrivono una lettera al capo dello Stato per chiedere il suo intervento.
Medici specializzandi in piazza intervengono i deputati di Lega e Fratelli d'Italia e loro li contestano. Avete devastato la sanità, vergogna, hanno detto. Giovani medici e specializzanti si sono dati appuntamento a Piazza Montecitorio per chiedere al governo di eliminare la riforma del percorso di specializzazione post laurea in un contesto dove oggi c'è un imbuto informativo unico al mondo che vede 6.000 medici specializzandi e dunque medici a tutti gli effetti senza prospettiva. A sit-in molti politici presenti e quando rappresentanti del centrodestra hanno preso la parola è partita appunto la contestazione. Gli hanno detto vergogna, avete devastato la sanità, siete voi i responsabili, vergogna, lo hanno urlato i giovani medici durante l'intervento di Maria Stella Gelmini. E quando prende la parola il deputato della Lega Luca Toccalini e le contestazioni continuano, sono morti 160 medici, non avete la coerenza per parlare, lasciateci la piazza. Notizie da Napoli e dalla Campania. Cadavere di un uomo in mare, riconosciuto da chi l'ha visto grazie al tatuaggio. Si tratta di un 26enne che era scomparso a dicembre scorso. Il programma si era occupato del caso e aveva la foto nel suo database appunto della redazione, identificato appunto da chi l'ha visto. Dopo un confronto sul sito del programma, l'uomo trovato senza vita in mare a Bacoli. Si tratta del muratore ucraino di 26 anni, arrivato in città nel 2015, che dal 12 dicembre non era più rientrato nella casa che condivideva con un coinquilino. Il grosso tatuaggio di una donna alata nella foto del giovane, mostrata con l'appello per la sua scomparsa, coincide con quello sulla spalla destra del corpo restituito dal mare. Bacoli, il sindaco chiude le spiagge, poco tempo e zero risorse per gestire un nuovo assedio, ha detto. Chi pensa di venire a Bacoli e fermarsi in spiaggia resti a casa. Non usa mezzi termini Iosi Gerardo, sindaco di Bacoli, che con un'ordinanza comunale ha gelato le migliaia di campani che immaginavano un lungo ponte sulle spiagge della località Flegrea. Dal 30 maggio al 2 giugno infatti non sarà possibile stare sulle spiagge che rientrano nel territorio bacolese, ma soltanto attraversarle a piedi. Niente ombrelloni, niente asciugamani, ma soprattutto niente assembramenti. Notizie da Treviso e dal Veneto. Parcheggi gratis dal 17 in centro a Treviso dal mercoledì al venerdì. A giugno cambiano le modalità della sosta, fino al 31 dicembre le ultime tre ore non si pagano più. Vice sindaco De Checchi ha detto: vogliamo riportare la gente in città dopo l'emergenza sanitaria. La tragedia del Molinetto, i giudici d'appello scrivono morti per loro errore, potevano allontanarsi. Depositate le motivazioni con cui in appello sono stati assolti tutti. Il Lierza è salito gradualmente, hanno detto. Castelfranco, un ragazzo aggredito e rapinato da quattro coetanei, vittima un quindicenne, minacciato con una bottiglia, rubati bici e soldi. Subito arrestati gli autori, tre sono minorenni. Fase 2 a Treviso, slitta la riapertura della Gigia, bar e negozi. Il dopo lockdown offre ai passanti un centro storico con serrande non più rialzate. Via Municipio, come altre strade, sono aumentate le vetrine spente e il fenomeno si allarga in città. Zaia dice 1.400.000.000 di euro per le imprese venete. Mercoledì 27 maggio il governatore del Veneto ha presentato il piano di rilancio post emergenza e per il turismo commenta: ai turisti assicuriamo un Veneto Covid free. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Per il dopo Covid, test sierologici ma anche bisogni aspettativi della comunità. E questo è l'obiettivo dell'indagine demoscopica unica a livello nazionale avviata in Friuli Venezia Giulia, in abbinata allo studio di sieroprevalenza appunto. Per il dopo Covid ci sono test sierologici ma anche bisogni aspettativi della comunità. Un'indagine innovativa, unica a livello nazionale, che è avviata parallelamente allo studio
di natura epidemiologica sulla sieroprevalenza consentirà di capire come in corrispondenza di quali condizioni il Covid-19 si sia appunto sviluppato in Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto di comprendere bisogni e aspettative della comunità regionale in questa fase di ripartenza, presupposto indispensabile per valutare le politiche sin qui adottate e orientare quelle nel futuro. Va a pesca ma si perde sotto il Montestella. Si è concluso bene alle 23:30 l'intervento di soccorso in comune di Tarcento, nella zona del torrente Torre. Come dicevamo, l'intervento di ricerca della stazione di Udine del soccorso alpino e speleologico, che con 9 tecnici e in collaborazione con la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco ha tratto in salvo appunto un 17enne che si era perso sul lato destro del torrente Torre, nell'area sottostante il Montestella, zona in cui sono presenti alcune falesie di roccia. È stato proprio dai pressi di una di queste, appunto, quelle di Crosis, che alcuni arrampicatori hanno sentito le grida di aiuto del ragazzo provenire dalla riva opposta. Ago e filo ai detenuti, parte la produzione di mascherine. La casa circondariale di Tolmezzo potrebbe diventare un laboratorio per creare protezioni in tessuti anti-Covid. Il carcere di Tolmezzo potrebbe diventare un laboratorio per la produzione di mascherine, appunto, in tessuto anti-Covid. Nell'istituto penitenziario di massima sicurezza, infatti, in fase di valutazione l'attivazione di un corso originalmente destinato a sartoria per la produzione di protezioni facciali. Proprio ieri il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, assieme al commissario straordinario Domenico Arcuri, ha firmato un protocollo per la realizzazione di oltre 400.000 mascherine al giorno all'interno degli istituti penitenziari italiani. Malore sul sentiere sopra la Napoleonica, soccorso un 53enne triestino che è riuscito da solo a chiamare i soccorsi. Malore e dolori al torace per un triestino di 53 anni mentre camminava da solo sul sentiero numero 12 che va dal Monte Grisa verso Prosecco nei pressi della vedetta Italia. L'uomo è riuscito a chiamare i soccorsi poco dopo le 16 contattando il NUE 112. Cade dal secondo piano, paura per un bimbo, incidente a Sauris, immediato l'intervento dei sanitari. Il piccolo non sarebbe in gravi condizioni. Avrebbe potuto finire in tragedia un incidente domestico che si è verificato nel pomeriggio nella località montana di Sauris. Un ragazzino di 11 anni del posto è caduto accidentalmente dal balcone dell'abitazione dove vive con i genitori. È precipitato da un'altezza di circa 7 metri. Per lui si è temuto il peggio, tanto che sono stati inviati l'elicottero sanitario e un'ambulanza in codice rosso. Cari amici, termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.